E quindi non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di avere Riccardo e i ragazzi qui con noi. Loro hanno una pagina seguitissima e sono veramente bravi. Aggiungo che sono molto ma molto emozionati, quindi li accogliamo con un grandissimo applauso. Quindi per passare tempo
guardiamo i film, capito? Che facciamo aiutare Alberto e altri amici. Poi vabbè, adesso buttando su questa pagina Facebook, che poi l'hanno seguita il mio gruppo, che è Alberto, Laura e Stefano, perché loro dicevano che secondo tutti i ragazzi che comunque seguono Facebook, questa cosa qui avrebbe avuto un successo clamoroso. Io non ci credevo perché sto vintage, sono antisocial proprio, quindi dico vabbè, lascio la pagina a loro, e però poi è stato un boom clamoroso, poi ci ho creduto e siamo andati avanti. Quindi già a scuola ti divertivi con i doppiaggi? Sì, diciamo che agli antipodi nel Mesozoico, quando facevo le elementari, ero già uno di quelli che faceva più casino, faceva sempre imitazioni ai professori. Quello che poi i professori, quando ci sono dei professori presenti, c'è un professore carissimo che mi ha fatto piacere che è venuto, non so se è presente Alberto Pettinari, che forse lo ricorderai tra il pubblico, c'è una carrabbata in corso, io ovviamente non lo ricordo, quindi lo salutiamo, e lui è un testimone culturale, è un testimone di tutta la tua vicenda. Ecco, prima mi cacciavano fuori dalla porta, ovviamente riguardo al nastro, perché facevo queste cose, adesso ci arrivano, quindi mi rimoglio dietro con l'interesse. Però ecco, Galeotto fu bozzato, possiamo dirlo, parafrasando il poeta, in qualche modo è nato ed è riscoppiato l'amore per il doppiaggio, ha trovato questa forma attraverso una chat. Sì, praticamente prima di Natale abbiamo creato tra con gli amici miei superiori della ragioneria la chat della classe, ecco, che dovevamo fare sta cena di classe, che ancora non si è mai fatta sta cena di classe. Cioè, grazie alla chat della cena di classe è partito il doppio ore marchigiano, quindi ci siamo fregati e mangiamo tutti insieme. E niente, a forza di dire cavolate così su sta chat, poi iniziamo a girare questi video tramite Mellins, che è quell'app che adesso scaricano tutti i ragazzi che provano a fare questi doppiaggi. E appunto Stefano, uno del nostro gruppo, ha detto Riccardo che non scarichi sta app, e poi inizia a fare video come facevi quando andavamo a scuola, che io mi facevo il registratore, la videocassetta, cioè parliamo proprio, tribuliamo una bestia, però alla fine ne andiamo in quattro lì, andremo. E dopo niente, praticamente scarico sta app, la vedo, me la studio un attimo, piglio un video così qualsiasi, lo faccio tutto dentro la chat, e loro hanno cominciato a ridere come pazzi, e poi ce n'è stato uno clamoroso che ho fatto sotto Natale, non mi ricordo, comunque quando l'hai nemicato, e ha girato per mezza Italia su WhatsApp, quindi diciamo che WhatsApp è stata... Ecco, anche perché questo già è un primo dato interessante da analizzare, il fatto di avere un video che diventa così virale proprio perché è molto breve tramite Netflix e facilmente condivisibile con WhatsApp. Quante volte ci scambiamo dei meme, dei link, dei video, per cui il giro che ha preso, no, anche incontrollabile, perché di fatto noi abbiamo letto dei numeri che sono quelli ufficiali della pagina Facebook, accanto a questi andrebbero aggiunti tutti quei numeri delle condivisioni via WhatsApp dei video. Io ad esempio, da testimone del vostro fenomeno, la prima volta che sono venuto a conoscenza del tuo lavoro, della tua situazione, chiamiamola lavoro, ma all'inizio sicuramente è partito come uno slancio, è stato proprio attraverso un video che adesso vedremo e che il nostro buon Marco Bragaglia, la regia, ha già pronto, perché è il primo contenuto. Quindi io, come dicevamo, tipo andiamo con l'Ampest da Roma, passiamo le luci e fai col contributo. Dopo risentendo la voce, mi sa che se chiudiamo gli occhi riusciamo ad immaginare un pochino la
però manca qualche elemento, nel senso, adesso qui noi ti vediamo dialogare col pubblico, dialogare con me. Quando crei una clip riesci a trovare delle intuizioni geniali, cioè quelli sono gli elementi che creano dei twist in queste mini clip. Come ti vengono? Questa è una domanda che ci siamo fatti tutti, cioè guardando le idee, ma come ti vieni? Ma diciamo che vabbè, dopo la testa più di quello come io però vabbè, siccome io sono cresciuto tanto con i miei nonni in campagna, allora loro non è che parlava dialetto, parlava proprio oramai non dico, e io alla fine non andavo a parlare come loro, perché comunque sono cresciuto con loro, quindi soprattutto quando gli litigavano, li imprecavano tra di loro, partivano cavoli allucinati che aveva folgorato e sono rimasti. Insomma, hai formato, hai forgiato. Io sono stato formato a Oxford Campania.
così pochi mesi avete una produzione davvero già importante, abbiamo pensato un pochino di strutturarla proprio in modo da costruire un percorso, perché questa è un po' la prima fase, no? Diciamocelo, quella in cui stavi un pochino cercando la misura di come strutturare. Poi c'è la seconda fase, quella della creazione di uno staff proprio, che poi è qui presente, adesso capiremo anche un pochino come lavorate di gruppo, perché si sa che l'artista solitamente compie dei voli pindarici, ma oltre l'aspetto platonico poi serve l'aspetto aristotelico, cioè che porta un attimino nella praticità, oltre al dionisiaco serve la collina. E tu di dionisiaco non hai molto, giusto? Invece dionisiaco c'è un elemento pazzo, ne hai tanto, mentre la collina mi sembra di capire che gli altri ti aiutino, sì, a tenerti in alto. Adesso ci racconti un attimo questi passaggi, perché abbiamo un'altra clip, è quella delle che mi sembra di essere dentro di me io stesso. Facendovi salire insomma le attenzioni non soltanto del territorio.
Io agevolerei con il nostro Marco Bragaglieri, il primo filmato, agevolare il filmato, sempre sognato di dirlo, e vediamo sì, il primo filmato. Per dare quanto che manca a prima con su delle quattro non vede compiuto in tutto stacco morto, ma da che comincia a piedi voce, voglio ma che mi porti che mi digli male fuori che tanto ci fa. E quindi questo l'ho fatto proprio appena c'è stato il terremoto, dopo un po' tre magnano. Che era un po' anche per esorcizzare. Sì, era un po' da male un po' la situazione del clima. Il clima che ovviamente non è. Io vedo ci sopra perché tanto se no siete per via la Lazio era bene. Poi andiamo avanti. Ne facete guarda, capiscete proprio un cazzo, guarda. Le domande che si dite tutte le remote. Tutte le volte mi cassette con le vecchie, come se mi immaginero, non ti chiedo la scarpa, lo sbaglio del quartiere. Che messaggio, come il quartiere. Ecco, si nota un cambio di stile, no? Rispetto ai primissimi, dove magari venivano rintracciati filmati di vario genere, o pezzi di film, come nel caso del Leone. In questo caso si inizia ad intervenire più sull'attualità, cioè c'è Buffon, c'è il presidente della Sampdoria Ferrero, diversi personaggi del mondo dello sport, e soprattutto quello che colpisce oltre alla vis comica è anche il fatto di riuscire ad aderire bene alla situazione, alla gestualità, alla mimica, al labiale, e anche in quello c'è un bel lavoro dietro. Ecco, come nasce la clip? La domanda è come nasce? Allora, viene prima il video, viene prima il video. Prima viene sempre il video, cioè. Diciamo che prima trovi l'argomento dell'attualità che è successo, poi Laura o Stefano o Alberto mandano il video che io me lo vedo e trovo il punto dove c'è più gestualità, perché più il video è fermo, si muove, c'è tanta gestualità e già lì la risata parte e quindi poi io ho forza di lavorare, cioè pure quando sto in giro in macchina mi sento un attimo parcheggio, anche no. Su per strada perché metti questo controllo, poi te lo vedi, te lo studi, poi lo faccio, per vedere un oppure comunque soprattutto quando vado in giro, poi si sposto la sera, però poi non è detto che quello che ho fatto, almeno che non va messo nell'immediato, che comunque se nemmeno mi piace, perché per dire no, quello di Berlusconi che ho odiato a morte, ci ho messo tre quarti d'ora per farlo, se lo vediamo, ma non sa mai niente. Ma parlando di motori c'è una doppietta di clip che ha suscitato scalpore, che fa morire dalle risate. Io le vedrei quasi in sequenza, insomma, le prossime due. Ha dato fastidio, ma comunque
penso che è stato più visto su WhatsApp perché ha girato veramente in tutta Italia, quindi un attimo ero preoccupato perché non chiese parte della società. Altri casi che pure hanno colpito l'immaginario, in particolare un tema che tra l'altro è diventato quasi d'attualità, visto che è il saluto che Cristiano Ronaldo rivolge da Buffon, adesso Buffon è a Parigi, Ronaldo è arrivato a Torino, vediamolo col filmato insieme. Quello che vedo tutti i giorni, comunque sia,
ti dico, lavorando con gli idraulici, che so, le persone che non vuoi capire, e quindi capito, sono con loro, c'è tutto un paradosso, e quello che vivo con loro poi lo riporto sui video. Allora, vediamo ancora un altro, sempre a sfondo politico, per i protagonisti, vengono dalla foto della politica, vediamo un po'. Allora, l'abbraccio, non sai fare squadra, carta, non darmi a via come se prendi dopo, perché io almeno già, lui è vero, Giuseppe, le carte erano in giro, guarda che le faccio solo tre scope, quattro punti, dopo che siamo andati lì. Anche questo è un avanzatore dei filmati che ha girato di più, in questo senso mi leggete anche dei filmati già virali di suo, e giocate anche sui luoghi comuni, ad esempio la prossima clip che stiamo per mandare ha una retroscena molto interessante, molto carino, e tra poco vi svegliamo, vediamoci prima la clip. Niente, non apriamo mai per fomeare, e invece rimanete pulati come serve, l'odore che c'è poca, perché come vedete le madonne che si portano dietro, che ci vuole che le carte le succedate, le verrà tutte in un congelatore. Questo è per allattare la gente comunque. È storia vera. È vero, perché quando vai in campeggio vedi proprio, cioè, il campeggiatore che porta i congelatori più grossi del camper, vieni le carte, si fa schivare il bambino dalla miseria, guardate, guarda questo dubbio di pensare, molto tutta sta carne la buttiamo. Senti, qui è successo poi qualcosa. Sì, sì, praticamente il giorno dopo, due giorni dopo, proprio il giornalista meteo ci ha scritto e ci ha ringraziato perché praticamente qualcuno, non so come, comunque è stato anche estratto da WhatsApp questo video e ha girato proprio per tutta la Lombardia, è stato più visto il nostro Demetrio che il suo, e ci ha ringraziato e qualcuno l'ha attaccato e se l'ha messo sulla pagina sua di Facebook, quindi no, ci ha fatto molto piacere, adesso penso che lo riutilizzeremo. E non soltanto temi nostrani sono sotto il palio della tua lente, della vostra lente, ma anche temi internazionali. Ci sono diversi clip che vanno a colpire personaggi pubblici internazionali. Sento rumoreggiare il pubblico perché forse ha già capito. Vediamoci il prossimo film. Comunque, alla fine, io ero rapido, mi sono fragmentato, ero vabbè, mi disgrazia. Questo è il mio presente del primo maggio, che qua alla fine non ha più buio, perché il giorno prima del primo maggio diceva che pioveva, e invece non ha più buio, questo è stato... E qui siamo a maggio, no? Giusto? Qui siamo a 2 maggio. Quindi era già passato un mese. A un mese dalla pagina, e avete già con queste clip, è stata un po' la consacrazione del fenomeno. Ecco, una domanda che ti volevo fare è questa, da spettatore esterno del fenomeno social, perché comunque Facebook non ce l'hai, stai vivendo questa esperienza, stai assaggiando proprio la portata, che idea ti sei fatto dei social network oggi? Cioè sono un'opportunità, appunto un nuovo linguaggio ancora tutto da decifrare, ci hai mai riflettuto su questa cosa? L'ho sempre immaginato, perché comunque nell'azienda mia vivendo anche il marketing, lo vivi, la scelta mia piace, ma non per questo non è un'opportunità, anzi, cioè è molto immediata e fa molto di più di una pubblicità fatta normalmente, arriva molto prima e molto più effetto. Voi come state vivendo questo momento? Perché i numeri sono da capogiro, però Andy Warhol diceva, no, del famoso quarto d'ora di celebrità che spetta a tutti. Sapete che la rete è in grado di fagocitare con altrettanta velocità ciò che crea. Quindi come mi rapportate questa? Io non me l'aspettavo, perché poi, cioè, mi dispiace che comunque il gruppo siamo noi tre, ma poi la faccia è sempre la mia, la voce è sempre la mia, quindi quando mi hanno iniziato a chiamare anche qualche testata giornalistica, comunque qui della zona, e per farmi un'intervista, perché comunque c'era sto fenomeno, io mi sentivo in
imbarazzo totale, perché un conto è creare un video comunque che stai dietro una stanza da solo, un conto poi diventare un fenomeno per altre persone che ridono, che si divertono, che video che fai, però poi quando interagisci con loro un attimo ti spiazza, soprattutto quando le persone ti fermano e ti dicono ma tu sei vero, ti ho detto una diciamo, ti ringrazio. Però non me ne capace, perché appunto se fai intrattenimento, appunto se fai questo. Anche stasera trovare tutto questo pubblico. Assolutamente, veramente vi ringrazio, mi ha fatto tanto piacere, è meglio che non mi vedo perché se no non riuscivo a parlare. Un po' di grazie tanto perché mi ciao. Abbiamo ancora un clip da vedere, torniamo nell'universo calcistico perché c'è una doppietta di clip che sono davvero esilaranti, pari delle altre. Vediamo la prossima. Vado, dopo mi stai dicendo, ma guarda mi sei fatto termine. Non l'avessi mai detto, ho cominciato a bestemmiare un dannato, io mica stavo sul terrazzo attaccato con uno spetto a te, se ti faccio un passo da 210 mai ne fa, non ci ho visto più, io ho detto non per me di più. Perché anche Allegri passa sotto la roba. Prima ci ho fatto denare da solo, perché comunque Allegri gesticolava tanto, e poi cioè creare un argomento e prendere la frase giusta. Perché poi io associo il periodo, capito? Però ce n'è una su tutte che è proprio strepitosa questa. E per rotondarla che a fine mese quando non gioco a pallone mi chiamano il mio, lo fanno cassa a notare, ma faccio per questo da Michi, mi dice guarda là, non c'è la vestita che mi raccomanda, e io mi dico lo scuri, la pulita a lei, la cosa meglio è qua mi caccia la vedere che se ne cerca la nostra. Vediamo la mamma. A mamma dai caccioli,
guarda, è quattro volte che me ne restano per dire, non mi chiama Magnazzi di Cipetto che non può vedere mano i pareti, non può vedere i scicci e sali. Dobbiamo dire che Facebook, e questo lo sapete bene a livello di staff, vive e sopravvive la pagina se si ha una certa regolarità dei post. Ecco, come scandite il lavoro? Perché abbiamo parlato della creatività e di come nasce un articolo. Poi ecco, c'è l'apollinio, cioè c'è la dimensione del saperlo vivere quotidianamente, settimanalmente. Ti può capitare il momento che la battuta proprio non ti viene? Come lo vivi? Assolutamente sì, perché comunque sia, cioè, giornate mie sono pienissime. Cioè, se non stai sereno, non stai con umore, non stai carico, fa un video non è così facile come sembra. Cioè, mi può venire un video in 5 secondi chiappando perché sto carico, lo vedo e mi viene espressivo subito, quando invece un altro loro, perché giustamente mi stanno dietro, mi seguono, ci perdono tempo e mi dicono: guarda, ricca, 4-5 giorni una settimana che non usciamo con niente, bisogna uscire perché i numeri scendono. Però io ho detto, capito, io pure devo campare, cioè se non c'hai la verga, se non c'hai l'istigazione, non è così facile tirar fuori a nastro un video, perché poi se comparire comunque rimane così, a me, cioè io non lo faccio, preferisco veramente 72 settimane, però se no... Anche se poi situazioni più strutturate, quasi pensate, quasi su commissione, penso ad esempio alle clip sulla Hunter Sorriso, anche quella che ci ha lanciato verso le clip stasera, sono riuscitissime, ho visto commentatissime dal pubblico, quindi riesci anche comunque a incanalare l'idea in una situazione. Sì, adesso ho incontrato pure il sindaco, ma ancora non mi riconosce, sono doppio di mattinata perché non mi ha mai detto niente del doppiaggio che io fatto. E poi l'ha visto il sindaco, no? Mi dicono che l'ha visto il sindaco, quello è stato doppiato. Però diciamo che la politica spesso è al centro delle attenzioni, così come lo sport. Adesso vediamo alcuni contributi in questo centrato. Seguo.
un blocchetto con il prossimo che riguarda un evento, e poi qui veniamo un attimo alla questione, un evento di strettissima attualità del territorio. Se tu promesso che la risposta del Parlamento sulla prossima che ci fornisce dalla signora del Impegno, che cui ci perde per spiegare bene, ma che ci vuole che sarà bene, perché tutti gli giorni si portano a via, o di portare a domani, tutti voi vuoi vedere della serina, se ci vuole la prima volta che io la una cosa, sono rimasto malissimo, è stata banalissima.
mi ha fatto ridere. Era la sagra del vino dell'isola, non so, di un paesino verso Iesi, e praticamente mi ha detto: oh, scusa, sei il dottore marchigiano? Così mi ha fatto: guarda, mi ha dato il nome a un amico mio che gli ha dato un amico suo della fidanzata, che però non mi ricordo come si chiama. Io mi ha capito, ma cioè qualcuno mi dice, chi ti ha detto, chi ti ha dato questo numero, sa che poi a me. No, se mi potresti fare un video sulla festa del vino di Licio, l'avevo fatto, guarda, non l'ho fatto nemmeno con la Sagrada Vernaccia, perché era questo del vino di Licio. Ah, come piace. Ma io ti faccio sapere, ti faremo sapere, no, te lo faccio sapere. Ok, sì. Proprio una domanda allo staff la vorrei fare più che altro per capire come si fa a gestire una presenza così vulcanica come quella di Riccardo. Io possiamo chiamarli i ragazzi, come perché piacere.